Quando ci si trova davanti ad un'emergenza, e quale emergenza più pesante di quella che stiamo vivendo con questo maledetto coronavirus, è necessario assumere decisioni rapide. Non si può perdere tempo, perché i ritardi possono portare a conseguenze dannose, pericolose, talvolta anche letali. Nel dibattito politico che si sta sviluppando in questi giorni per combattere il coronavirus e anche per le iniziative che dovranno essere assunte in seguito per poter far riprendere l'economia, si attribuiscono spesse volte le responsabilità, o quantomeno molte responsabilità, alla burocrazia. Beh, sappiamo che per far funzionare un sistema pubblico ci vuole un po' di burocrazia, è necessaria. Indubbiamente la burocrazia, rendiamoci conto, e lo sappiamo, può anche compromettere l'iniziativa, può ritardare, ma dipende da come questa è gestita, come questa è attuata e coordinata. In merito vorrei dire che spesse volte la burocrazia è prepotente anche, la burocrazia è forte quando la politica è debole. La burocrazia agisce in base a delle norme, il burocrate magari le interpreta nella maniera che gli fa più comodo, le interpreta in maniera non corretta, ma al riguardo evidentemente dobbiamo dire che le norme sono definite a livello politico, sono definite dai parlamenti, dai consigli provinciali, regionali, dai governi, dalle giunte, eccetera, eccetera. In merito credo che coloro che criticano questa burocrazia dovrebbero forse pensare che cosa hanno fatto loro per migliorare. Quando si vede che c'è un sistema burocratico, che ci sono delle norme che vincolano troppo, che fanno portare dei ritardi, beh, evidentemente il politico deve prendere in mano le norme che i burocrati attuano e verificare che cosa si può cambiare. Evidentemente per modificare queste norme è necessario studiare, è necessario prendersi tempo, è necessario prendere in mano i documenti, sedersi, analizzarli, studiarli, parlare con i colleghi per vedere che cosa si può cambiare. Se si ritiene che vi siano delle norme che assolutamente non possono essere cambiate perché potrebbero portare a compromissioni, a danni enormi, beh, allora devono essere conservate. Ma se a livello politico si vede che c'è qualcosa che si può cambiare, si attuano le iniziative evidentemente per poterle cambiare. Questo vale a livello nazionale e vale evidentemente a livello europeo. Certo che anche a livello europeo vi sono molte critiche che vengono rivolte alla burocrazia, ma il politico evidentemente di fronte a queste situazioni dovrebbe, come dicevo, prendersi il tempo, esaminare le norme e proporre delle modifiche. Se invece di prendere tempo, esaminare le norme, un politico utilizza il suo tempo per andare a fare campagna elettorale, permanentemente, beh, evidentemente non può avere il tempo per migliorare le norme e per rendere più efficiente anche la burocrazia.